Sono Martino Panichella, responsabile consulenza alle imprese nel gruppo Sinloc, un gruppo di consulenza e investimento di esclusiva proprietà di 11 fondazioni di origine bancaria che opera da 15 anni per strutturare e portare a finanziamento progetti ad impatto riguardanti le infrastrutture locali. Oltre 60 professionisti, 750 progetti sviluppati, oltre 2 miliardi di investimenti avviati tramite supporti forniti dal gruppo. E 12 piattaforme di assistenza tecnica attive su accelerazione di spesa di risorse comunità. Il PNRR rende accessibili ingenti risorse per le imprese del settore ambiente. Personalmente ritengo che siano due i fattori critici di successo per le imprese. Il primo, capire in che ruolo giocare la partita. Le imprese possono assumere infatti due ruoli alternativi per l'ottenimento dei fondi: beneficiario diretto dei finanziamenti, ponendosi come capofila o partner di candidature proprie, oppure partner di progetti promossi da soggetti territoriali terzi, su cui le imprese non ottengono quote di finanziamento diretto, ma possono ottenere quote di mercato, facendo leva su investimenti attuati dagli stessi soggetti territoriali. Lo strumento procedurale del partenariato pubblico-privato ha in questo secondo ruolo la via d'accesso per eccellenza. Attraverso proposte promotore, le imprese possono aiutare le pubbliche amministrazioni a configurare progettualità, acquisire le risorse e accelerare la spesa. Secondo fattore critico di successo è capire lo schema di gioco. È la capacità di dare una lettura trasversale ed integrata ai bisogni dei territori per sposarli con gli obiettivi di investimento diversi previsti dal piano e distribuiti nelle varie missioni. In sostanza, i fondi non sono solo sotto il titolo più ovvio. Questo, le imprese devono dotarsi di tre strumenti. Primo, una cabina di regia per mettere in relazione le proprie progettualità con le linee in logica anticipatoria rispetto all'uscita dei bandi. Secondo, una capacità di attivazione di risorse ad uso diretto abbinata a una capacità di cofinanziamento, perché non solo è importante strutturarsi per prendere le risorse a bando o a sportello, ma anche cercare le forme di finanza speciale disponibili per anticipare i fondi del PNRR e per generare effetto leva rispetto al fondo perduto, così aumentando in numero e dimensione i progetti attuabili. Terzo, la capacità di attivare nuovi modelli di business, aprendo il mercato delle pubbliche amministrazioni con il PPP. Affrontiamo questo processo trasformativo con determinazione. È il momento.